abbiamo cercato di accontentare Braglia. Per quanto riguarda il sistema o i vari sistemi di gioco, Braglia inizialmente mi ha chiesto: guardi, io vorrei giocare in questa maniera, con un 3-4-3 o con un 4-3-3. E io sono convinto che abbiamo presi i calciatori giusti per giocare in una determinata maniera. Per quanto riguarda eventualmente se rifarei le stesse cose, sì, sicuramente, senza ombre di dubbi, perché abbiamo allestito la squadra per giocare in una determinata maniera, per come ci aveva chiesto l'allenatore, e l'abbiamo accontentato in tutto e per tutto. E purtroppo sono capitati gli infortuni di Canutè, di Gaudio e di Mikoski, e Braglia è stato costretto purtroppo a giocare in quella maniera, o eventualmente a mettere qualche calciatore fuori ruolo come Carriere, come lo stesso Mastalli, per giocare in quella determinata maniera. Un calciatore richiesto da tantissime squadre ed è Plescia. Plescia, voi non lo sapete, credo, che lui dall'inizio di campionato sta soffrendo con un'infezione che purtroppo lo penalizza moltissimo, l'ha penalizzata moltissimo, un'infezione che l'ha messa nelle condizioni di non esprimersi come lui sa, perché questa infezione gli ha portato debolezza, Adesso questo problema è stato risolto ringraziando i medici, e Plessi in questo momento sta bene e crede che sia anche disponibile per poter eventualmente giocare domenica. E là i ragazzi ci hanno chiesto soltanto eventualmente come era la posizione eventualmente del mister, e che a loro, per il rapporto che c'è, loro si sentivano, no? In grandissima difficoltà, perché sapevano che i responsabili erano loro, e hanno cercato di aiutare eventualmente e chiederci di tenere Braglia, perché con Braglia loro sicuramente sono convinti e determinati che ci può essere sicuramente una svolta. E la scelta di Braglia è una scelta che ho fatto io, condiviso, è normale, poi dalla proprietà. E questo non vuol dire che non ci sono i risultati, e il discorso che riguarda l'allenatore e il direttore sportivo sia l'unica cosa, che se va via l'allenatore deve andare via il direttore sportivo. Non vedo per quale motivo, se viene esonerato l'allenatore, deve andare via anche il direttore sportivo. Se la proprietà decide di mandare via l'allenatore e decide di mandare via il direttore sportivo, vado via anche io. Però se io vedo che c'è questa situazione, io recepisco che c'è questa possibilità, io non aspetto, non è che aspetto che la proprietà mi manda via, vado via io tranquillamente, non c'ho problemi, assolutamente. Però io non andrò mai via finché vedo questa squadra che io ho allestito assieme al presidente, assieme a Giovanni, assieme all'allenatore. Questa è una squadra forte, noi abbiamo dei calciatori forti. Vi ho spiegato? E sono convintissimo, ragazzi.